Non sapevo bene che cosa aspettarmi dalla Turchia, questo paese tanto tanto grande, così lungo in realtà. A vederlo sulla mappa non sembra così grande, ma è un paese gigantesco. La mia avventura in realtà inizia da Batumi, che è una città in Georgia al confine con la Turchia, ragazzi. A Batumi ho conosciuto Prudvi, un simpaticissimo ragazzo indiano con cui siamo andati a mangiare qualcosa. E camminando con lui un po' in riva al mare, è un po' così che ho salutato la Georgia dopo quasi 2 mesi. E mi sono diretto verso la frontiera turca. Arrivato alla frontiera, un sacco di gente. Mi sono chiesto, ma perché c'è così tanta gente che sta attraversando la frontiera a piedi? E mi hanno spiegato i georgiani che stavano attraversando la frontiera che vanno tutti a fare compere, vanno a comprare un sacco di cose che in Turchia sono più economiche. Attraversano il confine e c'è un pulmino e in un quarto d'ora li porta a una specie di centro commerciale, diciamo, comprano di tutto. C'era la gente che attraversava il confine con le valigie vuote, le riempiva e tornava in Georgia. Qualcuno che comprava cose per sé, qualcuno che invece comprava cose per rivenderle in Georgia. E quindi ho aspettato un po' in coda, ovviamente con le mie 2 o 3 parole di georgiano ho fatto subito un po' di amici che mi hanno spiegato un po' appunto la situazione. E passato dall'altra parte ero in Turchia. Turchia che è un paese in cui onestamente, diciamo, non era sulla mia lista, però mi sono detto, ma io vorrei tornare in Austria dalla Georgia senza prendere l'aereo. Vorrei tornare via terra. E come fare a tornare via terra? Attraversiamo la Turchia, attraversiamo i Balcani e tac, siamo in Austria. E quindi ho iniziato dal confine turco, ho preso un pulmino per Trebzon, città storica, che in italiano si chiama Trebisonda, che era l'ultima città della Via della Seta, no? La Via della Seta era quella via che attraversava la Cina, attraversava quelli che oggi sono gli stati, no? Gli Stan, Kazakistan, Uzbekistan, eccetera. Passava per l'Iran, o c'era anche una via alternativa che passava dalla Georgia. Arrivava a Trebisonda, e a Trebisonda poi si caricava tutto sulle navi e le navi arrivavano in Europa. E io un po' a caso in realtà ho visto, ah, questa città mi sembra interessante, fermiamoci qua. E non sapevo che era questa città storica, questa città dal patrimonio sia storico che culturale molto interessante. Quindi mi sono ritrovato in questa città carinissima, lungo il mare, schiacciata in realtà tra il mare e le montagne. Un po' come la Liguria, no? Dove le montagne arrivano veramente vicino al mare. Ecco, questa è Trebisonda. Non lontano da Mardin c'è quello che viene definito il monastero dello zafferano, per il suo colore in realtà, che era anticamente una fortezza romana, ragazzi. I romani sono arrivati dappertutto. È stato poi riconvertito in un monastero della chiesa ortodossa siriana e fino al 1923 era la sede del patriarca di questa chiesa ortodossa, come se fosse per noi cattolici il papa, ad esempio. Poi la sede è stata spostata in Siria. Il posto in sé è incredibile, è pieno di olivi, ci sono queste montagne incredibili, ci sono abbastanza turisti, devo dire, abbastanza molti, però non è super
affollato, quindi è stato bellissimo esplorare qualcosa di completamente diverso da quello che, diciamo, avevo visto in precedenza. Come vedete, ragazzi, c'è gente che abita dentro alle rovine, c'è una parabola per la televisione, c'è una piccola, deve essere una centrale elettrica, e questa era la città che iniziava in realtà dal quel muro lì, erano le porte dell'antica città romana, di cui è rimasto in realtà ben poco. Purtroppo non abbiamo neanche pagato l'entrata, quindi non è mantenuto il sito, è sporco, è un peccato. Spero che negli anni cambierà un po', perché è davvero un peccato. E siamo vicinissimi alla frontiera con la Siria, 10 km neanche, e leggevo online che ovviamente con tutti gli eventi poi il turismo è crollato, perché siamo troppo vicini alla frontiera. Tempo del muezzin, se riuscite a sentire. E mi ha ospitato Nuri, un signore su couchsurfing simpaticissimo, che viveva in cima alla montagna con una vista splendida tutto attorno. In questa regione sia lui che tutti gli altri che vivono sulle montagne coltivano le nocciole. Crescono e hanno alberi di nocciole, no? E vendono, mi diceva, le nocciole alla Ferrero, che è un'azienda italiana, quella che fa la Nutella, no? E la Ferrero ha bisogno di queste nocciole, appunto, sia per fare la Nutella che per fare il cioccolato con le nocciole e tutte queste cose. Ci sono anche i cioccolatini della Ferrero con le nocciole all'interno. E Nuri è stato simpaticissimo, super ospitale il signore, mi sono veramente sentito a casa, sono stato benissimo con lui, e mi ha fatto tutto un piano di quello che posso vedere in Turchia. Mi ha detto: ah Simone, vai qua, fai questo, vedi quest'altro, viaggia, questo è bellissimo, questo te lo consiglio. Mi ha fatto anche un piccolo piano per andare a Sümela, no? Adesso Sümela con la U, come in tedesco, no? Questo è il nome turco di un monastero. Il suo piano prevedeva prendere un autobus, prevedeva poi prendere un altro autobus, arrivare fino a una piccola città chiamata Machka, in mezzo alle montagne, e poi da lì fare l'autostop. Bene, io quindi ho seguito il piano alla lettera, ho fatto l'autostop e mi hanno tirato su due ragazzi italiani. Ciao Lorenzo, ciao Valerio, simpaticissimi, che stavano viaggiando per la Turchia, avevano noleggiato un'auto e con loro siamo andati a vedere il monastero, siamo andati a pranzo, abbiamo passato una giornata interessante. Poi il mio viaggio è continuato verso Van o Wan, perché la V ogni tanto la pronunciano un po' come una U, mi sembra, da queste parti, che è un paesino a sud della Turchia. Ho preso un pullman di notte, quindi abbiamo viaggiato tutta la notte, e poi da Van sono andato a un'altra città dal nome impronunciabile, Togubayazit, qualcosa del genere, dove c'era un palazzo splendido ed è al confine con l'Iran, a qualche chilometro dall'Iran, e c'è questo palazzo bellissimo e sullo sfondo c'è l'Ararat, no? L'Ararat è questa montagna che c'è al confine tra Turchia e Armenia, e se non sbaglio era la montagna anche, no, del diluvio universale, no? Quando c'è il diluvio universale, Noè salva tutti gli animali, e dove li porta? Li porta con la barca in cima all'Ararat, perché l'Ararat è una montagna di più di
5.000 metri. In realtà era un vulcano anticamente, quindi è una montagna vulcanica. E quindi Noè ha portato tutti gli animali con la sua arca in cima all'Ararat. Ripeto, credo che sia questa la storia. Non garantisco che sia corretta. In generale, comunque, dovunque vado, la gente del posto mi invita a bere un tè. Quindi ci sediamo per strada e beviamo un tè insieme. Io credo di aver bevuto più tè in una settimana in Turchia che in tutta la mia vita passata. Chiunque mi invita a bere il tè, e non è semplicissimo comunicare. Io ho iniziato a imparare un po' di turco in questi giorni, qualche parola ovviamente, però non ero preparato, no? Io in Georgia avevo un libro, avevo un piano per studiare, e in Turchia invece ho detto, beh, devo solo attraversarla, non mi metto a studiare la lingua. In realtà ho visto che è molto utile sapere qualche parola, e quindi mi sono messo un po' a studiare chiedendo alle persone, ehi, come faccio a dire questo, come faccio a dire quest'altra cosa. Ho scaricato Duolingo, che era tanto tempo che non utilizzavo, e sto giocando un pochino con l'applicazione per imparare qualche parola di base. Ho cercato dei libri, ma non li ho trovati in nessuna libreria, quindi non ho molti strumenti, diciamo, a mia disposizione, e sono in viaggio, ovviamente non posso neanche ordinarli online. Ad ogni modo, con o senza parlare la lingua, è bellissimo come io riesca a comunicare in qualche modo con le persone. Ecco, il mio viaggio poi è continuato con un'altra notte in pullman e sono arrivato a Mardin. Mardin, che è una città, un paese in realtà, perché è la città vecchia, la città storica, è piccolina. Molto bello, molto interessante, no? E ho conosciuto un altro italiano, cioè ho conosciuto più italiani in 4 giorni in Turchia, credo che negli ultimi 2 mesi. Ho conosciuto Gabriele, ovviamente hanno invitato sia me che Gabriele a bere un chai e ci siamo fermati un po' a chiacchierare. Ogni tanto parlo in tedesco perché sia in Germania che in Austria ci sono un sacco di persone turche, quindi c'è gente che parla tedesco perché magari ha dei parenti in Germania o in Austria, quindi sono stati diverse volte a trovare i loro parenti, o magari hanno vissuto in Germania e in Austria per un po' di tempo e quindi poi sono ritornati in Turchia. Quindi quando non uso le mani e le mie 2 o 3 parole di turco, allora è più probabile che il tedesco mi aiuti, perlomeno in questa parte della Turchia. Con l'inglese non si fa molto, ecco, è abbastanza inutile da queste parti. Mi è capitato di incontrare un turco che parlasse russo addirittura, e è stato semplice comunicare. A Mardin con Gabriele abbiamo prenotato un taxi per andare a vedere un monastero chiamato il Monastero dello Zafferano e la città di Dara, o meglio le rovine della città di Dara. Consiglio tantissimo il monastero, molto bello. La città di Dara invece purtroppo sono davvero molto molto, cioè, sono tante rovine, non c'è moltissimo da vedere. Spero che un giorno riusciranno a riprendere gli scavi, perché si vede che c'è tanta città, una grossa parte della città sottoterra che può essere ancora scoperta. E mi è sembrato molto interessante perché a un certo punto l'autista del taxi si ferma, noi lo vediamo, non capiamo bene cosa sta facendo, si ferma di fianco a un campo di gran turco, noi diciamo, no? Utilizziamo la parola turco, che è quello con queste piante verdi alte che fanno le pannocchie, no? Le pannocchie sono quelle da cui si prende il mais. E l'autista scende, ha rubato 3 pannocchie dal campo e ha dato una pannocchia a me, una a Gabriele, una per lui. E ci siamo mangiati la pannocchia
andando in macchina, no? Mi è sembrato molto, molto carino, molto gentile anche l'autista che si è fermato a prenderci delle pannocchie dal campo, come facevo io davanti a casa quando ero bambino. Mi è sembrato veramente bello. Mardin è molto vicina al confine sia con la Siria che non lontano dal Kurdistan, e abbiamo conosciuto anche un ragazzo del Kurdistan che parlava italiano, che aveva vissuto per quasi 20 anni in Canton Ticino, nella Svizzera italiana, e ora era ritornato in Kurdistan. Il mio viaggio poi è continuato in autostop fino a Diyarbakir. Guardatevi magari su Google tutte queste città per capire un pochino. La città di Diyarbakir è molto interessante, il centro storico non è grandissimo, direi, ma è stato bello esplorarlo e perdermi un pochino nelle viuzze del centro. La cinta muraria, no? Le mura della città sono ad oggi, dopo la muraglia cinese, le mura più lunghe che sono rimaste ancora intatte e si estendono attorno a tutto il centro storico. Il mio viaggio continuerà seguendo la costa fino ad arrivare al Mar Egeo e poi risalendo verso Istanbul. Ci siamo, ragazzi, sono già sulla barca e tra pochissimo si parte. Mi aspettavo molta più gente, onestamente è semi deserta, e andiamo laggiù. Non so neanche quanto duri, so che tra pochissimo si parte. Io mi sono comprato un semit, una specie di pezzo di pane per fare colazione. Il mio viaggio, ragazzi, sta arrivando alla fine. Sono a Istanbul, sono arrivato da un paio di giorni. Ho passato in realtà il primo giorno a Tuzla a visitare un'amica, a Kadıköy, poi un paio di giorni perché ho lavorato. Kadıköy è un posto nella parte asiatica di Istanbul, carinissimo, pieno di bar, locali, caffè, lo consiglio. Se venite a Istanbul o volete un posto, state a Kadıköy e vi prendete il battello poi la mattina per vedere il lato europeo. È perfetto anche per lavorare perché è pieno di co-working, caffè, posti di questo tipo, si sta veramente bene. Adesso sto andando a esplorare il lato europeo. Tutti mi hanno detto: Simone, devi restare almeno una settimana, devi restare un sacco di tempo. Vedremo un pochino. Mi sono svegliato presto, oggi alle 7:30 senza sveglia, probabilmente perché avevo questa voglia, energia di vedere, di esplorare un po'. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Se volete la trascrizione di questo episodio e esercizi addizionali per migliorare il vostro italiano, date un occhio al programma membership su simonepols.com. Potete anche sostenere il podcast con una donazione. Grazie, grazie a tutti e ci sentiamo davvero presto. Un abbraccio grande, ragazzi. Ciao.